8 settembre 2015, Gian Nicolacione per Libri TV, siamo a Eutropia, la giornata finale della raccolta firme Accogliamoci, incontriamo Emma Bonino. Emma, è importante questa tua presenza per dare una spinta a questa raccolta firme per queste delibere? Sì, credo che ci servono ancora qualche centinaio di firme di sicurezza, diciamo così. E la mia presenza qui è anche un ringraziamento per tutti coloro, militanti radicali o dell'associazione 21 luglio o altri, che hanno lavorato a luglio e agosto a 40 gradi all'ombra per portare a casa questo risultato. Insomma, hanno lavorato anche per me, che è un periodo, diciamo, di attività ridotta. È un elemento molto importante, importante perché può essere replicato in tutte le città italiane, anzi io mi auguro che altri comitati si formino, perché sono convinta che quello che disturba i cittadini non è tanto l'immigrazione in sé, ma il disordine e la politica confusa e cacofonica, sbagliata, dei centri di accoglienza, per non parlare appunto dello smantellamento dei campi rom, che è dovuto, ma viene fatto in modo, diciamo, disorganizzato, sporadico, per non dire altro, di cui conosciamo almeno alcuni elementi a Roma, che sono elementi di corruzione, italianissimi peraltro, sulla pelle proprio di queste persone più fragili e più vulnerabili. Quindi mi auguro che questa iniziativa, mi si dirà un'iniziativa piccola, ma è molto importante che ognuno faccia il suo lavoro, il suo mestiere. Chi fa il consigliere comunale questo deve fare, i cittadini la loro parte, dovremmo pretendere che anche i politici facessero la loro. Questo ancora non avviene, però voglio anche sottolineare che proprio in questi giorni c'è una svolta più umana rispetto all'immigrazione, non ancora una svolta europea, diciamo, ma qualche segnale di leadership un pochino più coraggioso. Quindi mi sembra un'iniziativa da replicare, sono grata a chi ci ha lavorato, siamo parte del comitato promotore anche come Radicali Italiani, alla conferenza di presentazione partecipò Rita Bernardini, eccetera. Insomma, mi auguro che il 14 si depongano tutte le firme, comprese quelle di sicurezza che vorremmo raccogliere stasera. Perfetto, ma questa qua è un'iniziativa, diciamo, patrocinata da più associazioni, quindi anche Radicali Roma, un'iniziativa radicale. Questa tua presenza qui è anche, diciamo, in qualche modo, lo potremmo dire, una conferma di una tua presenza nel mondo radicale attivo, dell'attivismo radicale, o un ritorno? Tu come la metteresti dopo, diciamo, le parole di Marco Pannella di qualche settimana fa? Io veramente non me ne sono mai andata né ci ho mai pensato. È chiaro che le mie attività per varie ragioni sono diminuite, per ragioni che sono evidenti, ma sono stata anche grande sostenitrice dei referendum che lanciammo nel 2013, cambiamoci, cambiamo noi, eccetera, proprio perché non è che ci volesse la palla di vetro per capire che nel sud del Mediterraneo erano in movimento milioni di persone e che noi avevamo una politica e delle leggi, la Bossi-Fini, il reato di clandestinità, completamente inadeguate. Purtroppo non riuscimmo a raccogliere le firme, ma è un peccato, perché forse saremmo stati in grado di aprire almeno un dibattito un pochino più razionale e non isterico o solamente emotivo di questo fenomeno, che è un fenomeno che starà con noi per decine d'anni. Ed è un fenomeno gestibile se facciamo appunto l'economia delle isterie e cerchiamo di darci una regolata per una politica dell'integrazione che sappia mettere insieme la legalità. I rifugiati hanno, proprio per spinta europea, diritti che vanno tutelati, umanità, legalità e interesse, anche l'interesse nazionale, perché noi di immigrati ne abbiamo bisogno, ne avremo sempre più bisogno, anche dovuto al nostro calo demografico. Quindi, insomma, per me da radicale viene da lontano, diciamo, questa iniziativa e questo tipo di campagna. E mi auguro appunto che anche in Italia, ma anche in Europa, si apra, come dire, un dialogo meno isterico. Non siamo in presenza né di invasioni, né di guerre di civiltà, né di niente di niente. Siamo di fronte ad un problema, che è un continente di 500 milioni di abitanti che ha vissuto il problema dei rifugiati, delle oppressioni, degli olocausti, dei genocidi, insomma,
potrebbe essere veramente più attrezzato se solo avesse un po' più di memoria e fosse possibile anche un po' più di visione. È molto bello parlare qua, ma un'ultima domanda, scusami, parlare di Europa. Io volevo chiederti questo, abbiamo accennato appunto a questa emergenza ultima, adesso recentissima, immigrazione, che è una cambiata scadenza in qualche modo. La Germania si sta, diciamo, in qualche modo mettendo in luce con un comportamento, penso soprattutto umanitariamente, connotabile. Io volevo chiedere questo, secondo te è possibile fare un paragone tra il comportamento della Germania con questi migranti, soprattutto siriani, emigrati, e con come si è comportata con la Grecia? No, secondo me sono due cose in qualche modo diverse, che appartengono anche alla cultura tedesca, perché il problema greco era un problema eminentemente politico, un problema di ordine di regole da rispettare. Credo anche lì tardivamente, ma insomma anche Tsipras si è dato una regolata, diciamo, che quando si fa parte di una famiglia che ha certe regole, poi non è che improvvisamente si può fare diversamente. Ma io non metterei le due cose come compensazione, l'una, diciamo, più umanitaria, che compensa quella rigorista. Sono due elementi che appartengono, secondo me, ma in modo distinto, a una leadership di Angela Merkel, che ha deciso di aprire ai siriani. È chiaro che è un primo passo notevole che secondo me va coltivato. Rimane il problema ovviamente dei somali, degli eritrei, yemeniti, eccetera, però credo si vada almeno in una direzione di non negare, almeno di non negazione. Io l'ho chiamato, li avevo chiamati qualche mese fa i forni fluidi, proprio perché appunto un po' di memoria potrebbe aiutare molte cose. La mia definizione suscitò grandi scalpori, insisto, era esattamente questo. Mi auguro davvero che insieme si riesca a far ragionare anche altri paesi che per ora hanno una posizione molto diversa e diciamo francamente un po' razzista. Grazie Emma, grazie molto e auguri per tutta la salute e le cure che stai facendo.